Salve a tutti e benvenuti alla lezione numero 0 del corso QGIS per l'ingegneria idraulica. In questa lezione andremo a vedere come è possibile unire e ripulire i raster da eventuali imperfezioni. Come prima operazione andiamo ad aprire la schermata di QGIS, andiamo su Progetto, Proprietà e impostiamo il sistema di riferimento. Noi passiamo da VGS 84 a Monte Mario, Italy Zona 1. Andiamo su Applica. E confermiamo. Come possiamo vedere, il codice EPSG è variato e adesso è 3003, appunto quello di Roma Monte Mario. A questo punto dobbiamo andare a caricare i nostri raster. Per caricare i nostri raster possiamo sfruttare direttamente la schermata di Browser, andando direttamente nella directory in cui sono salvati i file, oppure semplicemente aprire la cartella in cui sono presenti i nostri file, selezionarli e trascinarli. Una volta caricati i raster, innanzitutto QGIS ci avverte che non è presente un sistema di riferimento definito. Quindi, come prima operazione, andiamo ad impostare il sistema di riferimento. Per fare questo, andiamo sul tasto destro, Imposta sistema di riferimento, e andiamo a cliccare su Monte Mario. Ok, così facendo per i restanti. Perfetto. Una volta terminato di impostare il sistema di riferimento, andiamo ad unire i nostri raster. Per fare questo andiamo su Raster, Miscellanea. Possiamo decidere di creare un raster virtuale oppure semplicemente un raster vero e proprio. Per fare questo andiamo sulla voce Fondi. A questo punto andiamo a selezionare in layer in ingresso i nostri raster che sono 1, 2, 3 e 4. Torniamo indietro e lasciamo le impostazioni invariate. L'unica cosa che andiamo a fare è salvare il nostro file in uscita. Lo chiamiamo DEM unito e andiamo su salvo e andiamo su Esegui. L'unione e la pulizia dei raster sta alla base di ogni analisi di tipo morfologico. Infatti, eventuali imperfezioni potrebbero dar luogo ad errori grossolani nella determinazione del bacino idrografico, anche del reticolo idrografico e infine anche dell'asta principale. Inoltre, abbiamo spesse volte la necessità di unire più raster perché fondamentalmente il bacino idrografico non sta all'interno del raster e viene scaricato, ad esempio, dal geoportale. A questo punto andiamo su Chiudi e come possiamo osservare, se deselezioniamo i raster, possiamo osservare appunto il nostro raster unito. A questo punto, per far sì che fondamentalmente il raster venga pulito da eventuali imperfezioni, utilizziamo un algoritmo proposto da Wang e Liu e prende il nome di Fill Sinks. Il primo. Andiamo su doppio clic e in ingresso mettiamo il raster unito. Come possiamo vedere, tale algoritmo ci permette fondamentalmente di creare un raster pulito da eventuali imperfezioni. Infatti, questo modulo viene utilizzato per identificare e riempire le depressioni superficiali presenti nel raster. Dopodiché ci permette di identificare anche la flow direction, quindi le direzioni di flusso, ma in questo caso non ci interessa. Vedremo nelle lezioni successive come poter fare questa operazione. E infine anche tutti i bacini idrografici che ricadono all'interno del raster. Ma anche in questo caso non ci interessa. Quindi andiamo semplicemente a salvare questo file. Salva e chiamiamo dem unito 2. Salva. Esegui.
Perfetto, chiudiamo e a questo punto andiamo a vedere innanzitutto che il sistema di riferimento non è stato impostato. Quindi, di nuovo, andiamo su Imposta sistema di riferimento e impostiamo il 3003. La stessa cosa per il demo unito. Imposta sistema di riferimento. Ok. A questo punto andiamo ad osservare la differenza tra il raster pulito e il raster di partenza. Come possiamo osservare, non ci sono grosse differenze sostanziali tra questi due. Cioè, fondamentalmente l'operazione base è stata proprio quella di andare a ripulire eventuali imperfezioni localizzate del raster. Questa sarà la base di partenza per le lezioni successive del corso QGIS per l'ingegneria idraulica, in cui andremo a vedere come determinare il bacino idrografico, come determinare il reticolo idrografico, come determinare l'asta principale e tante altre applicazioni di tipo idraulico. Se vi interessa l'argomento, vi invito a iscrivervi al canale, a commentare e a mettere un mi piace. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.